Buongiorno ragazzi, oggi riprenderemo il discorso riguardante la restaurazione e i moti propri dell'Ottocento. Che cosa accade? Accade che appunto nel XIX secolo, a seguito delle risoluzioni trovate, insomma, messe in atto col congresso di Vienna, in Europa iniziarono a sorgere diversi malumori. Abbiamo visto come il congresso di Vienna avesse nel tempo riorganizzato, riscritto i confini internazionali europei, prevedendo degli stati cuscinetto, diciamo riassegnando alle vecchie dinastie, insomma, i troni che nel secolo precedente, o comunque tra 7 e 800, avevano perso sotto la spinta degli assalti napoleonici. Quindi le vecchie case regnanti tornarono a governare i singoli stati, spesso rinnegando le conquiste e i diritti acquisiti in epoca napoleonica, senza garantire appunto costituzioni e accesso al voto per larghe fette di popolazione. Quindi diciamo che, come abbiamo già detto in passato, la restaurazione si mostrava quasi come un grande salto nel buio del passato, insomma, tutte le conquiste di epoca napoleonica, insomma, sulla spinta della rivoluzione francese, si erano andate attenuando o comunque perdendo. Che cosa succede? Succede che in America Latina iniziano a sorgere i primi malcontenti nella popolazione locale. I due grandi imperi, quello spagnolo e quello portoghese, ben presto iniziarono a entrare in crisi. Se infatti è vero che in Europa, come a garanzia delle decisioni, insomma, prese al Congresso di Vienna e dei nuovi confini disegnati nella mappa del continente, lavorava, insomma, la Santa Alleanza, in Sud America questo organo di garanzia non poteva intervenire. Quindi, se in Europa, nei moti di inizio 800, abbiamo visto appunto una forte carica, un pronto intervento di questo organismo, la Santa Alleanza, in Sud America ciò non avverrà. E che cosa accadrà? Accadrà che le colonie spagnole e portoghesi in America Latina ben presto riuscirono a conquistare la libertà e l'indipendenza e comunque ebbero il successo che in Europa invece molti moti non riuscirono ad avere. Due furono le grandi figure di condottieri e rivoluzionari sudamericani. Da una parte abbiamo Simón Bolívar e dall'altra abbiamo José de San Martín, di cui potete vedere delle immagini, dei ritratti in sovraimpressione. Simón Bolívar lascerà molti strascichi nella cultura e nell'ideologia politica sudamericana. Basti pensare, per esempio, alle repubbliche bolivariane a tutt'oggi presenti nel Sud America, diciamo repubbliche che si rifanno, insomma, all'ideale rivoluzionario del condottiero che riuscì a cacciare il conquistatore straniero ed europeo. Due grandi figure, Simón Bolívar e José de San Martín. Ma che cosa fecero? Vediamo le tappe fondamentali della cacciata degli europei dal continente sudamericano sono diverse. Ovviamente non fu una cacciata totale, dal momento che gli strascichi della colonizzazione si protrarranno ancora per diverso tempo, però cominciamo a vedere, soprattutto nella figura di Simón Bolívar, colui che riuscì ad unificare, insomma, gli ideali di libertà e di indipendenza di tre grandi stati, come li conosciamo noi, rappresentati da Ecuador, Colombia e Venezuela. In questi territori Simón Bolívar, combattendo, riuscì a conquistare l'agognata indipendenza e a dare vita alla Grande Colombia.
nel 1819. José de San Martín invece riuscì a sconfiggere gli spagnoli in Argentina e Cile. Il Messico proclamerà la sua indipendenza nel 1821, mentre il Brasile, presso cui insomma, in epoca napoleonica si rifugiò appunto la casata portoghese in fuga da Napoleone, concesse e raggiunse insomma l'indipendenza in maniera pacifica, senza spargimenti di sangue, tanto che nel 1822 la colonia portoghese si trasformerà in impero e nel 1825 verrà riconosciuta la sua indipendenza. Quindi vediamo come lentamente, ma in maniera inesorabile, anche sotto la spinta di questi due grandi condottieri, il Sud America raggiunge l'indipendenza dagli imperi coloniali europei. Nella mappa possiamo vedere anche, se riuscite, insomma, le date di indipendenza dei singoli stati. Vediamo da nord a sud: il Messico 1821, Province Unite del Centro America 1823, Venezuela 1821, Colombia 19, Ecuador 1822, Perù 1821, Bolivia 1825. Mentre a sud abbiamo il Cile 1818, l'Argentina 1816, il Brasile 1822. Vedete come in verde potete visualizzare i territori corrispondenti poi all'attuale Brasile, gli ex possedimenti portoghesi, in giallo quelli spagnoli. Vi è diciamo, una zona intermedia, che era una zona in cui appunto i territori erano contesi fra le due grandi potenze. Andando avanti possiamo identificare qui c'è un errore, lo modifichiamo. Quali furono le ragioni di questo successo delle rivolte in Sud America? Le ragioni sono da ricercarsi in due motivi fondamentali. Uno, il primo, la lontananza dalla madrepatria. Cosa significa? Significa che appunto combattendo in Sud America questi stati non riuscirono a chiedere, insomma, ad avere il supporto della Santa Alleanza. Quindi non potendo chiedere aiuto a questo organismo militare, dovettero i coloni combattere da soli contro armate molto organizzate che conoscevano il territorio e che quindi alla lunga ebbero la meglio. Il secondo motivo alla base del trionfo delle rivolte e dei rivoltosi e dei condottieri in Sud America vi fu il mancato appoggio ai ribelli, cioè l'appoggio ai ribelli di Inghilterra e degli Stati Uniti. Perché appoggiarono i ribelli? Soprattutto negli Stati Uniti, quali ambizioni avevano sul Sud America? Lo scopriremo presto. Infatti è evidente come appunto la cacciata degli europei, la fine degli imperi coloniali in Sud America comportassero insomma un'alternanza al potere in questo vasto territorio. L'obiettivo degli Stati Uniti non era di certo liberare la popolazione dal giogo, insomma, dalle catene europee, bensì sostituirsi a colui che deteneva il potere in quei territori, imponendo una propria dottrina, il proprio controllo, soprattutto da un punto di vista economico. È proprio in questa ottica che si sviluppa appunto la cosiddetta dottrina Monroe. Gli Stati Uniti nel 1823, per bocca insomma del neopresidente degli Stati Uniti James Monroe, iniziarono a parlare di liberazione del continente dall'intervento straniero ed europeo. Inizia a circolare la famosa frase l'America agli americani, che poi verrà ripresa anche in Europa nei tempi oscuri del ventennio fascista, quando si inizierà a parlare e a citare la frase l'Italia agli italiani, un discorso nazionalista che mirava al controllo, appunto, in questo caso, insomma nel nostro caso, del Sud America, da parte degli americani del nord. Quindi dottrina Monroe, che cos'è?
cosa affermava? Affermava che appunto nessun paese europeo doveva più permettersi, e comunque non sarebbe stato più tollerato, alcun intervento di stati non americani negli affari politici ed economici del continente americano. Capite che era un cambio di rotta importante. Vediamo qui l'immagine un po' sfocata. Possiamo leggere parti del messaggio di Monroe al Congresso degli Stati Uniti. I continenti americani, data la libera ed indipendente condizione da essi assunta e mantenuta, non dovranno d'ora in poi più considerarsi oggetto di futura colonizzazione da parte di qualsiasi potenza europea. È impossibile che le potenze alleate possano estendere il loro sistema politico ad alcuna parte dell'uno e dell'altro continente senza mettere in pericolo la nostra pace e la nostra felicità. Né alcuno può credere che i nostri fratelli meridionali, se lasciati a se stessi, l'adotterebbero mai di propria iniziativa. Quindi gli Stati Uniti si ergono un po' a difensori del Sud America, dall'altra insomma a unici detentori di questo primato nel continente americano. Seguiranno insomma a questo periodo di stravolgimenti nel Sud America una seconda ondata di moti rivoluzionari in Europa, corrispondenti agli anni tra il 30 e il 31. Che cosa accadde? Accadde per esempio che a Parigi la popolazione si sollevò contro Carlo X. Perché? Perché era accusato di portare avanti una politica troppo reazionaria e favorevole all'aristocrazia. Quando decise di sciogliere il Parlamento, di abolire la libertà di stampa, scoppiò la rivolta che diede vita alle cosiddette 3 giornate di Parigi, in cui appunto scoppiarono i combattimenti che portarono alla caduta di Carlo X e alla sua abdicazione a favore del cugino Luigi Filippo d'Orléans. Questi successivamente decise di accordare al popolo una costituzione, ma queste rivolte si allargarono ben presto ad altri paesi europei, su tutti il Belgio, e nell'agosto del 1830 la popolazione del Belgio iniziò a reclamare dall'Olanda l'indipendenza. Perché dall'Olanda? Perché, come avevamo visto nel congresso di Vienna, Belgio e Olanda avevano dato vita a quello stato cuscinetto dei Paesi Bassi che doveva riuscire a contenere la Francia. Ma queste erano due popolazioni totalmente diverse. Gli olandesi erano calvinisti, i belgi erano cattolici, quindi scoppiarono le rivolte che portarono all'ottenimento dell'indipendenza da parte del Belgio. Gennaio 1831, anche in Polonia scoppiano le rivolte, in questo caso contro lo zar di Russia. I ribelli insorsero, vediamo qui c'è un altro errore, scusate, gli zar comunque decisero in questo caso di intervenire e di reprimere nel sangue la rivolta. Febbraio 1831. La rivolta, diciamo il fuoco dell'insurrezione raggiunge anche la nostra penisola. Insorgono le città di Modena, Parma e Bologna, guidate da Ciro Menotti e soprattutto grazie anche all'appoggio del duca di Modena, Francesco IV. Presto però Francesco IV mostrerà tutta la sua ambiguità, le sue reali mire. E voltando le spalle appunto ai rivoltosi e chiedendo aiuto alla Santa Alleanza, che interviene condannando a morte Menotti e giustiziandolo e ponendo fine a questa seconda infuocata, insomma, rivolta di piazza per il raggiungimento dell'indipendenza del paese. Sempre nel 31 iniziava Marsiglia la sua opera di organizzazione del pensiero rivoluzionario e indipendentista Giuseppe Mazzini, che dava vita alla Giovane Italia. Obiettivo dichiarato: l'indipendenza italiana e l'instaurazione della Repubblica. Giungiamo al 48, quando la crisi economica del 46 e 47 aveva gettato le basi per un'ulteriore diciamo, tappa di questo lento percorso che porterà all'indipendenza. La classe borghese, unita agli operai e ai lavoratori più poveri, dà vita a una seconda ondata di rivolte, soprattutto in Francia, dove il 22 febbraio del 48 nascerà la Seconda Repubblica.
che però vedrà prendere il potere ben presto come presidente, niente poco di meno che il nipote di Napoleone, Luigi Napoleone Bonaparte. La rivolta raggiungerà anche l'Austria e i territori austriaci e soprattutto la Confederazione di Germania, dove la Prussia inizierà ad avere un ruolo di primo piano.